A tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video, un video haul come avete letto dal titolo. E faccio questo video haul perché poi è una vita che non faccio gli haul, perché poi alla fine non ho comprato quasi più niente, proprio qualcosina così alla via, quindi senza che ve lo stavo a far vedere. E niente, e sono contenta un'altra volta di fare video haul. Come sapete, io l'ho detto da una vita che lo sto dicendo, che praticamente io se devo fare un video con un solo oggetto o due, non mi pare il caso di farvi un video, quindi aspetto di accumulare un po' di mesi, un po' di cose, se compro altre cosine nuove e appena le accumulo, ovviamente vi faccio un video. È quello che ho fatto. Ho comprato un po' di vestiario, tipo 2 paia di pantaloni, 3 maglie, e poi comprate delle cose, oggettini così, tipo smalti, insomma, robetta varia così, insomma. L'ho riaccimolata tutta, così vi faccio un bel video haul, diciamo, no? Che non dura almeno 2 secondi per farvi vedere solo 2 cosine. Gli oggettini ve li faccio vedere per ultimo, adesso vi faccio vedere prima il vestiario. Allora, ho comprato tutto da cinese, ovviamente. Allora, ho comprato questi pantaloni qua, sono molto leggeri, tanto vi faccio vedere così, all'elastico, vedete, sono fatti rigati proprio così. Cioè, ci stai proprio fresca. Alla fine finiscono così, che vanno leggermente un po' corti, poi dipende se li metti tanto a vita bassa e più lunghi, se li metti un po' più su più corti ovviamente, però ci si sta veramente, che è una bellezza, perché veramente freschi. Questi li ho messi ieri, cioè già l'avevo messi sabato quando sono andata su a casa del mio ragazzo, a casa di Roberto, e questo è uno. Poi un altro paio di pantaloni che ho comprato ieri, insieme ad altre cose ho comprato ieri anche. Quelli ormai l'avevo preso un pezzetto fa, un mesetto fa, pure di più. Ho comprato questi ieri, che questi me li metterò stasera, perché adesso che è finita la scuola, alleluia, non ce la facevo più perché era ora, che è stato un tormento stanno. E da stasera, che è lunedì, praticamente usciamo in piazza come facciamo tutte le sere, io con delle mie amiche che hanno anche loro, con i bambini, eccetera, e stiamo lì, che insomma, dalla panchina, dopo c'è qualche fiore che prende il gelato, e tutte le sere noi usciamo in piazza. E quindi questi me li metto stasera, guardate quanto sono carini, sempre con l'elastico. E qui c'è questo inserto qua, che ci sono tutte queste perle, sono sia argentate, questo pare tipo bronzo, boh, si capisce. Insomma, questi qui che sono fatti così, normali, semplici, e alla fine finiscono così. Ed è questi, dietro vabbè, inoltre che ve lo faccio vedere comunque così. E questi mi piace veramente tanto, anche perché c'è questo inserto qua e mi stanno veramente bene. Quindi questo, e questi erano i pantaloni che ho preso. Delle maglie vi faccio vedere, ho preso questa maglia qui, che a me mi piace tanto, queste maglie tipo marinara, no? Con le righe. Ho preso questa maglia qua, è bellissima, questa già l'ho messa già un pezzo fa. Che questa qui, è fatta così, vedete, questa potete mettere sia così che su, però io la metto su. Adesso la faccio vedere così, guardate che figata. Davanti è più cortina e dietro è più lunga. Questa è veramente bellissima, mi sta veramente bene. E mi piace un sacco le matiche, certo, le maniche, perché è fatta in questo modo qua. E ha tutti questi volà così, tipo pare tipo a campanella, pare. E mi piace veramente tanto, è carinissima questa, bellissima. Poi, e questa qui a righe l'ho presa insieme a quest'altra maglia che vi faccio vedere adesso, che l'ho preso pure questo un mese fa più o meno. Questa pure mi piace tanto, mi piacciono un po' queste maglie con questi disegni così, che qui c'è la Torre Eiffel. A me poi mi piace queste maglie larghe perché ci stai comoda un bel po', che sennò alla fine potevo prendere anche una taglia in meno, mi stava bello lo stesso, però ci sto proprio bene. Ed è bella questa fantasia, perché poi nella Torre Eiffel, nella scritta, c'è questi brillantini qua, praticamente. Le maniche, vabbè, così cortine, questa pure davanti più corta e dietro più lunga, e dietro è bello pure perché c'ha le righe tipo a marinaretta. Comunque questa la faccio rivedere, aspetta. Vedete, davanti più corta e dietro più lunga, e questa pure mi piace tantissimo. Bella. E l'ultima maglia che vi faccio vedere, questa l'ho presa una settimana fa. Bellissima, questa mi piace un bel po', siccome vedete c'ho tutto nero. Qualcosa che stacca ci vorrebbe. Anche no, aspettate, perché non c'era nera, che se no la prendevo nera. C'era solo ro rosa. Dai, la faccio, ecco. Ed è fatta così. Questa pure mi sta bene, molto carina, mi piace molto. È così, questo rosa qua.
questa non è che è davanti dietro, è leggermente dietro, proprio lunghetta, vedete, ma di poco. E ha le maniche così e c'ha anche questi laccetti fatti così. Le maniche è così, vedete qua si apre proprio così. Insomma, quindi questa mi piace veramente tanto. Carinissima, dietro semplice, normale così. Dietro, sotto c'è tipo sottoveste, diciamo, perché vedete che rimaneva trasparentina. E questa era un'altra. Ah, il vestiario abbiamo finito, adesso passiamo agli oggettini così. Allora, ho comprato. Allora, sì, no, volevo far vedere. Questo qui l'ho preso una settimana fa dai cinesi. Questo è veramente buono. Balsamo illuminante, olio splendente, dona capelli morbidi e setosi. È costato 1,40 euro. Quell'altro non mi ricordo il prezzo. Ah, il prezzo dei pantaloni, dei colori nuovo che ho preso, che vi ho detto che mi metto stasera, quello con le perline. L'abbiamo preso ieri dai cinesi, 10 euro mi è costato, era in offerta perché c'era tutto, tipo il fuori tutto, diciamo, no? Perché so cinese chiude, peccato perché è aperto da quasi un anno, diciamo, più o meno, era st'inverno. È carino molto, mi piaceva tanto, peccato che chiude, se vede che non va bene, quindi c'era tutto uno stock di roba e te lo metteva tutto a prezzo basso, proprio una cavolata. E quindi visto che ci sono andato, ho trovato quelli, li ho presi. Ok, ah, questo qui è bellissimo, sto balsamo, a parte anche il packaging è molto bello, ma l'odore è buonissimo. Non dice però di cos'è dell'odore. Ma è delicato, buono un bel po' come balsamo questo, perché il mio mi era finito e lo sono andata a riprendere dai cinesi. Questo pure la scorsa settimana, però ancora lo devo provare perché così fino a quell'altro che è rimasto pochetto, lo finisco proprio, almeno così posso riutilizzare questo. Questo è il balsamo, poi al Lidl da Roberto mi sono fatta prendere questo qua della Sienne, che noi adoperiamo sempre questi, anche Roberto. Roberto ovviamente non usa questo qui rosa, ma usa uno verde o blu, non mi ricordo, che io pure l'ho provato, ma sono una bomba, durano tantissimo, 48 ore. L'odore è buono, mi piace veramente tanto. C'è scritto antiperspirante invisibile, 48 ore. Questo. Poi era figata perché lisci. Pare fatti di seta, boh. Figo il packaging. Allora, poi ho preso io al Lidl, 2 settimane fa questo, ho preso questi due smaltini, sempre della Sienne. Questo era. Ah, questo qui era della Summer Cosmetics Nail Polish. Bellissimo questo. Allora, stavolta il video ve lo faccio vedere così, che vi faccio vedere le cose qua. Non metto il cavalletto e ve lo faccio vedere, che a me non mi vedete, diciamo, no? Che di solito è meglio perché le cose le vedete meglio nell'altra prospettiva, no? Che ho come faccio tipo i video di nail art, ecco, così è meglio che li vedete, però siccome ve lo devo far vedere il vestiario, quindi come cacchio fo scusate, e quindi stavolta mi vedrete anche a me, dato che non mi vedete mai, diciamo, solo quando faccio i tag. Lo starno te? Della Sarma Cosmetic Nail Polish, questo rosa qua. Chiudo questi, ce n'ho una sfilza di tutti i colori perché l'anno scorso l'avevo presi tutti, tutti. Non era della Summer, non mi ricordo qual era. Comunque, sempre da Sienne, uguale perché sono identici i smalti. E l'ho presi di tutte le tonalità, tutti, tutti. Proprio l'ho presa, ragazze, tutti. Ci ho speso 20 euro per tutti quei smalti. E visto che ci sono riandata, c'erano altre volte i trucchi, sta roba qui, sì, però i trucchi erano quasi finiti, poi non c'era quasi niente. E di smalti c'era anche quelli tipo dell'anno scorso, le tonalità dei colori. Questi due non ce l'avevo, li ho presi perché veramente belli, perché color pastello, poi bellissimi. Questo ce l'ho sui piedi, adesso vabbè, non ve lo sto a fare, vedete, se no mi devo contorsionare tutta. Ed è bellissimo, bello, proprio molto delicato, mi piace veramente tanto. Metto eccolo qua, vedete meglio, bellissimo. Ho preso questo grigio, pure a me i grigi pure mi piacciono un po'. Questo è I Love My Mom della festa della mamma, si vede che l'avevo nei messi. E questo grigio qua. Ed è metà fuoco, eh. Metti a fuoco. Va bene comunque questo grigio. Questo, ecco, così lo vedete meglio. E questo qua. Poi tempo fa pure, non so se questo ve l'ho fatto vedere, questi due smalti, se non erro ditemelo, ce ne sono altri due perché non mi ricordo se ve l'ho fatti vedere, ma mi pare video poi non l'ho fatti più, boh, non mi ricordo. Comunque casomai su questi due smalti mi commentate sotto se ve l'ho fatti vedere, se no ve li farò vedere un'altra volta. Questo sempre dei cinesi, questo è il numero 17 che è dell'Astra, voi lo vedete proprio arancione sparaflesciato, ma non rende proprio questo, proprio lo devia proprio come colore, non è così.
tende sull'arancione. Vedete se... No. Però è, pare tipo, è un salmone praticamente, però non è così forte, è molto molto più scuro, è molto più tenue, non è così forte come lo vedete voi, non rende proprio. Pare su salmone, quel salmone no, bello acceso ma bello più scuro, più corposo diciamo. No, no, non è così chiaro come lo vedete in videocamera, sfalza un bel po'. Niente, vabbè, questo. E questo qui pure l'ho preso dai cinesi stessi, quelli dove ci ho preso i pantaloni che adesso stanno nel mandare via tutto, nel senso no, che chiudene. Questo smalto qui blu, bellissimo. È da fuoco. Va bene. Che c'ha dei riflessi, piccole brillantine all'interno, pare anche metallizzato più o meno. Molto molto carino. Ed è questi due, fatemelo sapere se ve l'ho fatti vedere, ma credo di no. Poi le ultime tre cose che ho comprato ieri insieme al pantalone. Ho comprato finalmente una molletta. Mettina per i capelli che sapete d'estate moruga che mi tengo su, soltanto che questa è una grappa ancacchio. Poi io ho i capelli tanto lisci che io vi ripeto anche le acconciature, sto roba qui non me le posso mai fare, che mi cade giù tutto, però non tiene manca mia madre, cioè, però vabbè, quello che può tenere tiene, insomma, vabbè, ho preso la molettina. Poi ho comprato la Beauty Blender, Blender, come cacchio si chiama, insomma la spugna, questa qui rosa. È rosa più scuro sotto e ce la fa aprirla. Allora è rosa più scuro sotto e più chiaro sopra, perché io ce n'avevo due, una marroncina beige era e un'altra non mi ricordo, ah beh c'è, te lo so, c'è, e quell'altra non me la ricordo, mi pare che era lo stesso colore, era lo stesso colore, sempre beige e marroncina, e il cane me l'ha magnate tutte e due. Alla fine, siccome quando vedete faccio che mi trucco con il fondotinta, però con i pennelli, me ci trovo bene per carità, però mi trovo meglio con la spugnetta. Quindi alla fine, cioè, dico, visto che c'era, l'ho presa. C'era anche variati colori, eh. Stacchi. C'era anche variati colori. Ci sto a far cagnare un attimo. A cazzotti. Oh, l'ho fatta. Cazzarola, su. Porca miseria. Oh. Ma a carina, piccolina. È più piccola di quelle che avevo io. Vedete sotto, lo vedete poi la tonalità, sotto è più rosa scuro e sopra è più chiaro. Invece del retro, vabbè, questa carinissima, mi piace veramente tanto. Bongi, bongi. Vabbè, questa. Poi ho comprato questo che è Powder Soleil Irisi, che però questo lo userò come fondotinta, perché un fondotinta in polvere non l'ho trovato più. È bella grande, pare piccola, ma è bella, bella bestia. Adesso ve la apro se si apre. Di qua, dov'era? Di qua. L'ho provata prima, abbastanza chiarina, perché prima dico fammela provare, che se dopo sono tanto scura in faccia ed è così, con questa stella gigante. Vedete? Questo. È chiaro, non è tanto forte. Buono profumo. Non sa l'odore degli ombretti, uguale. E ho preso questa qui, questa non mi ricordo quanto mi è costata. Perché sennò sempre con i fondotinta liquidi mi sono rotta. Perché ci faccio prima, capito? Con il fondotinta questi qui in polvere faccio prima a passarmelo. Invece con il liquido ci devi stare lì a cosa? Non lasciare le righe, cazzi ammazzi. Ovviamente userò anche quelli, però ecco, se devo fare un trucco un po' più veloce, non mi devo sbrigare a truccare, mi metto questa e via, insomma, faccio subito. Invece se ho più tempo userò anche quelli liquidi, poi faccio un po' per uno, almeno uso un po'. Uso un po' di tutto, dato che comunque anch'io adesso mi sono fatta, c'ho parecchi trucchi, per chi non ha visto può andare a vedere la mia postazione, diciamo tra virgolette, dei trucchi, che è un mobiletto, diciamo, uno scaffale con dentro, mi pare quattro cassetti ci sono, e c'è vari, tutti i trucchi miei, c'è il primo scaffale, c'è tipo gli ombretti, sotto c'è altre robe, mascara, rossetti, per chi lo può andare a vedere, basta che vai dietro nei video. E niente, queste qui erano le mie cosine, come avete visto, infatti ho accumulato un po' di cose, tipo alcune robe le ho prese 2 mesi fa, alcune robe un mese fa, e poi alla fine arriva il video haul. Era da tanto che non lo facevo, quindi sono stata contenta di averlo fatto. E niente, io spero comunque che questo video vi sia piaciuto e se vi sia stato utile per alcune cosine che avete visto, poi se lo vedete al Lidl, dai cinesi, e vi piace lo prendete, insomma, solo che non mi ricordo i prezzi. E mettete un pollice in su, mi raccomando, sotto il video se volete commentatemi e noi ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!